Ci siamo, CarTube sta per partire, quindi tra poco la sigla, però vogliamo iniziare dall'interno della Tosoni Nissan Auto di Arezzo in compagnia di Mauro Tosoni, che è uno dei proprietari. Grazie alla Nissan Tosoni Auto abbiamo la fortuna, il privilegio di avere a nostra disposizione una autovettura completamente elettrica ad impatto zero, veramente il futuro che ci accompagna per 10 puntate. Mauro, è un'emozione un po' particolare, ecco. Beh sì, certo, buongiorno Massimo, buongiorno telespettatori di CarTube per questa interessante iniziativa che abbiamo realizzato insieme. Assolutamente volentieri abbiamo messo a disposizione questo gioiello di casa Nissan. Leaf è un prodotto completamente elettrico, zero emissioni, zero vibrazioni, una macchina assolutamente che va sul tema dell'ecologia, ci va assolutamente in maniera efficace. E l'abbiamo messa a disposizione per questa iniziativa da questa nostra nuova sede in via Galvani, nella quale potete venire a scoprire questo gioiello e tutta la nostra gamma. E con piacere, con Massimo, abbiamo realizzato questa trasmissione in cui potrete scoprire tutti i dettagli. La nostra Nissan Leaf ci aspetta fuori dalla concessionaria insieme al primo ospite, quindi via con la sigla, CarTube si parte. Ad Arezzo Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Benvenuto a bordo Mario Agnelli. Grazie. Chi non lo conosce, chi non conosce Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino, comunque chi non lo conoscesse, sindaco al secondo mandato, nato, vediamo se ho studiato, il 16 gennaio del 1970. Capricorno, sì. Capricorno come me, uguale. Sono io. Sei te. Grande tifoso dell'Arezzo al quale chiedo umilmente, mi raccomando, non parliamo di calcio perché stiamo soffrendo come pochi. Barcolliamo ma non molliamo. Sì, no, quello sempre, quello non molliamo mai. E siamo su questa vettura a impatto zero, come sì, sentirai. Silenziosissimo. Anzi, come non sentirai, perché non ha praticamente... Bisogna prendere un po' di abitudine con il joystick qui, perché non ha il cambio, non ha marce, però insomma, impatto zero. Abbiamo un'autonomia di 207 km. Ci bastano. E quindi bastano e avanzano. Allora, Mario, si parte. Che sensazione, sembra essere in treno, eh? Ogni tanto vedo qualcuno con questi mezzi elettrici che arriva e stupisce sempre, perché non arriva il mezzo ma non arriva il rumore, e questo è... E questo è anche un pochino pericoloso, perché per la strada, insomma, quando senti il rumore magari si fa anche da una parte, può essere un problema. Poi specialmente in città, no? quando uno... Però penso che i vantaggi sono... Ecco, quello è passata un'autovettura che praticamente... Sta inquinando tutta l'Italia centrale. Gli mancava il fumo dal tetto. Sì, bravo. Allora, questa è questa nuova, e lo dico agli amici che ci seguono da casa, questa nuova edizione di CarTube è un'edizione un po' particolare, perché dobbiamo, ovviamente per ragioni che non stiamo certamente a spiegarvi, dobbiamo tenere le mascherine, quindi ci limita non poco, però
D'altronde viviamo in questa, in questo incubo, Mario, questo incubo che sembra non avere mai fine. Speriamo di vedere questa registrazione tra 6-7 mesi e riderci sopra, però purtroppo è veramente una situazione che neanche ci saremmo mai immaginati. È una limitazione importante delle nostre libertà, un condizionamento delle nostre abitudini, e ci dobbiamo anche ritenere fortunati rispetto anche a tante realtà, perché le nostre città, la stessa Arezzo, Castiglione Fiorentino, ma insomma i nostri territori ci consentono anche di poter avere uno straccio di normalità, se vogliamo dedicarci un po' all'aria aperta, a svolgere delle attività che siano motorie. C'è questo vantaggio a stare un po', diciamo, a ridosso della campagna, c'è questo vantaggio, non è indifferente. Io lo considero tale, sì. E poi da tempo che ho messo la clessidra lì in giù, sperando che questo conto alla rovescia sia iniziato davvero e che presto ci riporti, visto che si parlava anche di calcio, ci riporti a vedere le partite in santa pace. L'idea di non sedersi allo stadio e vedere un pubblico, vedere per noi sportivi, perché insomma noi siamo sportivi, tra le altre cose, è qualcosa che ulteriormente ci hanno tolto. Anche poter vedere le partite alla televisione, quando vedi gli spalti vuoti, no. Non è neanche più calcio. Il calcio senza tifosi è qualcosa che veramente perde l'essenza. Il calcio è dei tifosi. Assolutamente, cioè, sì. Il valore numero uno dal punto di vista proprio numerico, se vogliamo anche commerciale, tutto. Cioè, se faccio conto, la Juventus non avesse 10 milioni di tifosi, non sarebbe la Juventus, per dire, no? E quindi l'Arezzo, se non avesse quei 2000 fedelissimi, che comunque pioggia, vento, grandine, eccetera, che cosa sarebbe? Sarebbe una squadra qualunque, insomma. Il valore aggiunto lo fanno i tifosi. Arrivare poi anche alle categorie inferiori, perché sì, il calcio, persino quello giovanile, accompagnato da un pubblico, è un'altra atmosfera, un'altra emozione, e manca anche quello. Quindi l'elenco delle cose che che sono state tolte è veramente lungo. Siamo partiti dal calcio, ma possiamo arrivare tranquillamente al Saracino, che ho letto che è stato rinviato. 3 di giugno, niente. E ti anticipo che la stessa fine sarà per il Palio di Rione di Castiglione Fiorentino, che a giugno verrà presto ufficializzato che non sarà corso, e poi vediamo se ci potranno essere delle date successive a quelle canoniche. Però quindi calcio così, le grandi eventi, grandi appuntamenti delle nostre città rischiano davvero tutte di essere rimandati o annullati nuovamente. Addirittura ti ci metto io, da castiglionese quale sono, il rito antico, medievale quasi, delle processioni di Pasqua. Castiglione Fiorentino sono un vero e proprio culto, inevitabilmente anche quelle salteranno per il secondo anno di fila, e quindi anche l'atmosfera della Pasqua 2021 si assomiglierà purtroppo molto a quella del 2020. E avanti, vogliamo fare l'elenco di tutte le cose che saltano? No, stiamo molto... evitiamo cerchiamo di pensare, cioè di essere un po' ottimisti, anche se insomma quando si aprono i giornali peggio ancora quando si guardano i telegiornali, ma insomma quando si aprono i giornali la mattina, cioè, un po' di mal di stomaco viene, perché poi ci sono i vaccini, e il problema, cioè no, ci sarebbero la disponibilità vaccinale, il problema è che proprio c'è questa guerra dei vaccini, purtroppo io penso sempre questo, che quando c'è di mezzo i soldi, gli interessi, tutto inevitabilmente e in maniera sistematica si complica. Io mi auguro che, al di là di chi ovviamente produce, lavora e deve guadagnare, io mi auguro che non si cada proprio in una spudorata speculazione
anche per quanto riguarda i vaccini, perché l'andazzo non è dei migliori. Abbiamo sentito di tutto anche in questo senso: vaccini con il richiamo, vaccini senza richiamo, vaccini prodotti in Cina, vaccini prodotti in Russia, vaccini prodotti in America, vaccini prodotti in Europa. Sta di fatto che a forza di annunciare, oggi la gente è esasperata e ha bisogno di certezze, e le certezze non arrivano. Quindi, anche se si può intravedere la luce in fondo al tunnel, io in questo momento sono anche molto preoccupato della condizione psicologica in cui viviamo tutti noi. Ho letto che c'è un aumento esponenziale di uso di psicofarmaci tranquillanti, perché la gente comincia veramente a risentirne, perché è un anno che siamo in questa senza questa considerare bomba. I danni che dobbiamo sopportare anche per le fasce più deboli, e per fasce più deboli non considera solamente gli anziani, quelli ospiti delle case di riposo piuttosto che delle residenze sanitarie protette, ma voglio pensare ai più piccoli, a coloro che andando a scuola si sono trovati da subito il volto di una maestra o di un maestro coperto da una mascherina. Cerchiamo di vedere le cose con ottimismo, ma le preoccupazioni assalgono. Senti Mario, nella prima edizione di CarTube sei stato nostro ospite, ancora dovevi terminare il primo mandato, mi dicesti che ancora non avevi deciso, poi insomma hai preso questa decisione anche sull'onda degli inviti che gran parte insomma dei castiglionesi ti ha rivolto, insomma volevano che tu ti ricandidassi, così è stato, hai stravinto ancora una volta, quindi sei al secondo mandato. Diciamo che come mi dicesti la volta scorsa, è difficile fare il sindaco, ma è anche una specie di missione, no? Perché poi te sei castiglionese doc, quindi la senti particolarmente questa carica. Sai, noi siamo anche tipicamente nello spirito toscano, siamo anche un po' tutti campanilisti. Senti, ma scusa se ti interrompo, ma a Castiglion Fiorentino ci sono tutte queste buche come ad Arezzo, perché sto trovando una dietro quell'altra. Comunque, scusa, vai avanti. Dipende dalle strade dove ti porto, ci sono anche da noi dei tratti che vanno rivisti. Mamma mia. In ogni caso, ecco, quello che uno fa sui nostri paesi è sicuramente anche per l'attaccamento, perché il campanilismo è un concetto forte che tutti noi viviamo. Io lo percepisco anche dagli aretini. Arezzo per gli aretini è la città, quindi non si cambia con niente, ma anche questa cosa avviene anche a Castiglion Fiorentino, per cui l'identità paesana o di una cittadina ce l'hai dentro, e se ce l'hai dentro, ovviamente, come è successo con me al termine del primo mandato, mi sono sentito di non tradirlo, questo attaccamento al paese, e mi sono sentito anche di, alla fine, di mettermi in gioco, misurando quello che era stato il lavoro del primo mandato e facendomi misurare con un consenso che è stato superiore alle mie aspettative, perché nel 2014 ho avuto la fortuna e il piacere di vincere le elezioni con il 63% del consenso, e avevo due liste contrapposte. Nel 2019 avevo tre liste contrapposte, però aumentata la percentuale del 71%, quindi a livello anche matematico ho un po' sballato in positivo, e quindi siamo andati oltre le mie aspettative, lo dico con la massima serenità, anche senza falsa modestia, anche oltre quello che io mi immaginavo, perché se te ti confronti contro due avversari e conquisti il 63, nel momento in cui ti confronti con tre, pensi che l'obiettivo massimo sia raggiungere quel 63 che avevi ottenuto la prima volta contro due avversari. Sì, sì, sì. Nel caso mio è capitato invece che ho superato quella percentuale di 8 punti, arrivando al 71%, che vuol dire anche maggiori responsabilità, perché come mi hanno dato fiducia la prima volta, me l'hanno data la seconda, senza sapere che nella seconda volta la fiducia che mi veniva riposta
sarebbe poi servita per affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti. E questo, non dico onestamente, nel 2019, prima di avere sciolto qualunque riserva, se avessi saputo col segno di poi che sarebbe avvenuto tutto questo, la mia valutazione sarebbe stata ancora più profonda. Magari avrei lo stesso accettato di mettermi in gioco, come hanno fatto anche altri colleghi che si sono messi in discussione nelle ultime tornate, quelle del 2020, quando eravamo comunque nella pandemia. Ma se senti questa missione di renderti utile agli altri, di dedicare molto del tuo tempo, per non dire quasi tutto, alla tua città, lo fai, non è che cerchi poi la commiserazione o l'approvazione, lo fai perché ti senti di farlo. Non sono stato costretto, io ho accettato di rimettermi in gioco e ora sono a metà del guado, perché nel secondo mandato sono ormai arrivato a 2 anni dall'elezione e quindi sono di fronte agli ultimi 3, che se non ci sono eventi particolari mi dovrebbero riportare alla conclusione di 10 anni dedicati alla mia città, da 44 a 54 anni della mia vita. Quindi questo è quanto è successo e quello che... Ma viene fuori ogni tanto questa tua possibile ipotetica candidatura per un posto a Roma, quindi alla Camera o al Senato, insomma, ti indicano come un personaggio papabile. E poi dopo, però, insomma, non è accaduto, ma te l'hanno chiesto, hai detto di no, oppure sono voci un po' così infondate? Ma forse in camera a Roma, sarà che le devono andare in qualche camera a Roma, no? Ma ovviamente nel gioco delle previsioni, soprattutto in passato, è capitato che magari non erano molte le figure nella mia area, quella di appartenenza, da sempre, perché io sono in politica dal 1997, quindi dal secolo scorso, e sono ormai la bellezza di 24 anni che sono attivamente coinvolto nella mia città. Quindi probabilmente fino a qualche tempo fa ero uno dei pochi nell'area del centrodestra impegnato da sindaco anche nell'attività politica, e quindi il mio nome è stato spesso accostato. E non nego che ci sono stati anche degli approcci, ci sono stati anche dei contatti, eccetera, però posso dire anche tranquillamente che ho rispedito al mittente anche qualche proposta che poteva confliggere con la mia attuale carica. Cioè, in buona sostanza, lo traduco: se essere eletto da qualche altra parte significava dover rinunciare anzitempo al mio mandato, io ho preferito mantenere il mio mandato e rimandare, se ci saranno opportunità, occasioni, motivi, eventuali futuri impegni, a quando ho terminato questo incarico di sindaco di Castiglio Fiorentino. Te sei, Mario, più un imprenditore prestato alla politica, più che un politico nel senso tradizionale del termine, no? Cioè, quindi sei un imprenditore, hai la tua attività, insomma, ormai sei conosciuto anche nel mondo dell'economia. Mi spieghi un attimo la differenza tra il mondo della politica partitica e quello dell'imprenditoria? Perché secondo me, poi correggimi se sbaglio, c'è una bella differenza. E poi ti spiego anche, cioè, fu una battuta che un consigliere regionale, imprenditore come te, anche se di un altro partito, che è Gabriele Veneri, mi disse sconvolto dopo essere stato eletto ultimamente, insomma, al consiglio regionale. Tra l'altro, Gabriele Veneri lo avremo ospite prossimamente all'interno della nostra Nissan.
disse che appunto era rimasto sconvolto dai tempi della politica, cioè lui è abituato a essere imprenditore, insomma, a far combaciare i tempi, ad avere un certo ritmo, eccetera. Quando arrivò lì, che era stato convocato il primo consiglio regionale, iniziò con un'ora e mezzo di ritardo, era già sconvolto, disse, ma dove sono capitato? Ecco, questo è un piccolo episodio, ma che forse fa capire un po' quanta distanza c'è tra la politica, ripeto, la parte intesa nel senso tradizionale del termine, mi ripeto, e il mondo reale. Mario, io ti ringrazio per questa bellissima domanda e per questa anche spiegazione che hai dato, perché credo che per me è il più bel complimento che posso ricevere, non essere abbinato in modo proprio canonico, classico, alla categoria del politico burocrate che si piazza da qualche parte in qualche incarico pubblico, lo svolge, magari lo svolge in con nonchalance, con naturalezza, calandosi in un ruolo che spesso è pieno, intriso di burocrazia e poco di efficienza. Quindi mi voglio assolutamente catalogare tra coloro che ritengono che anche svolgendo un'attività di tipo manageriale, di tipo imprenditoriale, si può svolgere un incarico pubblico, ed è esattamente il taglio che io ho cercato di dare al mio incarico politico, senza discriminare o fare distinzioni con chi invece magari si sente a tutto tondo politico. Però ecco, probabilmente, nonostante che il mio avvicinamento a questo mondo risale al 1997, quindi ho avuto modo di capire, di conoscere il campo d'azione della politica anche a livello territoriale, a livello amministrativo, bene, io quando mi ci sono trovato ho voluto più che altro cercare di spingermi ad un ruolo che fosse più di manager, di imprenditore, di imprenditore che ha tra i suoi obiettivi anche quello importante di promuovere la sua città, facendo a volte, che è la cosa più difficile, con poche risorse, perché un altro dei più bei complimenti che uno mi può fare e che qualche volta ho ricevuto è quando mi si dice che con uno spino si riesce a fare una siepe. Vuol dire con poco riuscire a fare tanto, questo è il massimo, perché viceversa quando invece con tanto fai poco vuol dire che hai dilapidato anche risorse pubbliche, e questo non è sicuramente né un bel complimento né una, come dire, un'aspirazione. Quindi questo doppio binario, politica e attività privata, non sempre è sinonimo di traguardo, di successo, non sempre è sinonimo di efficienza, perché troppi imprenditori hanno fallito in politica, come in politica altri politici sarebbero non in grado di fare impresa. Ecco, spero di aver dimostrato di essere un po', ecco, una via di mezzo tra quello che è il politico tradizionale e quello che invece è il taglio che può dare un imprenditore anche alla cosa pubblica. Anche se non voglio entrare nello specifico, ma insomma la tua lista civica con la quale vincesti alla prima battuta praticamente a Castiglione Fiorentino aveva un nome che era tutto già un programma, insomma, al di là perché insomma ora non voglio scendere nei particolari, ma è una cosa di dominio pubblico che Castiglione Fiorentino, cioè, era stato un disastro, insomma, e forse chiamarlo disastro e fargli un complimento. Era un dissesto finanziario. Un dissesto, ecco, chiamiamolo. Quindi, per nome, dissesto, non mi veniva il termine. Un default finanziario del comune. Che bisogna impegnarsi, vero? Io non voglio fare il mio bilancio quando avrò finito, che è meglio, no? Perché come si dice quell'antico detto, chi è ritto può cadere, no? Quindi, però, il nome della lista civica, più che un'esortazione, era un avvertimento. Libera Castiglioni. Questo è il nome della mia lista civica, che è stato
riproposto nel 2019 con egual successo. Fu davvero quella, è stata questa esperienza civica il miglior modo per coinvolgere persone, anche in buona parte più giovani di me, che si sono messi in gioco per la propria città con uno spirito moderno, con uno spirito non proprio di scuderia. Ecco, che cosa fa la differenza tra probabilmente una visione più liberale da una più politica tradizionale, è quella proprio che io non mi sento di avere padroni. Forse non sono bravo a comandare, ma sono anche pessimo per obbedire, e quindi gli ordini di scuderia li accetto sempre malvolentieri. Faccio tutto ciò che mi sembra più giusto fare. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Ed eccoci alla seconda parte di CarTube, Mario Agnelli. Allora, c'è questa immagine, questa foto che mi rimase particolarmente impressa di voi che stavate camminando, marciando verso il municipio di Castiglion Fiorentino con delle facce che erano tutto un programma, insomma. Ma c'era una volta al West. Arrivavate a prendere, insomma, a prendere democraticamente, perché avevate vinto tra l'altro con una maggioranza bulgara, l'hai ricordato te prima, e quindi andavate a liberare il comune di Castiglion Fiorentino. Ecco, era l'inizio di una nuova era, insomma, Mario, senza esagerare, ma è così, insomma. Sì, era te la ricordi bene, era una foto in cui ci stavamo incamminando per Corso Italia, avvicinandosi a Palazzo San Michele con un fare un po' non minaccioso, ma molto determinato, no? Sì. Era un po', come dire, un messaggio subliminale che volevamo anche lanciare agli elettori. Questo fa parte anche un po' dei messaggi, no? Della campagna elettorale in cui ti proponi alla gente. Però posso anche dire a cose fatte, dopo due vittorie alle amministrative, che il meno è vincere e il più è governare. Sì, sì. Perché non è solo andare davanti agli avversari e quindi ottenere la percentuale più alta, poi c'è anche il tempo, che è abbastanza lungo, un quinquennio, per amministrare, per fare delle scelte. Io non ritengo di averle indovinate tutte, averle fatte tutte bene. Ritengo sicuramente di aver dato un chiaro segno di discontinuità con il passato. Sotto gli occhi di tutti è stato anche quello che è stato fatto per il risanamento dei conti del comune, tra l'altro anche imposti, non è che sono stato il commissario prefettizio che andava lì a rimettere a posto i conti. Io dovevo e ho svolto un ruolo politico nel risanamento dei conti del bilancio del Comune Castiglion Fiorentino, facendo i conti con quello che avevamo a disposizione, che non era molto, soprattutto nella prima parte del primo mandato, quando dal 2014 fino al 2016 avevamo la fase finale del dissesto finanziario, che per tradurlo a chi ci guarda è come avere una sorta di safety car, no? Nella Formula 1 c'è la safety car che non ti consente di sorpassare, non ti consente di andare alle velocità elevate. E quindi devi assolutamente contenere tutta la spesa, mantenendo i servizi essenziali con le tariffe che sei sono al massimo. Che sgassi. Vorresti anche fare, e da qui viene. Ora sorpasso, la sorpassa invece fuori. Ci provi, ma ti devi fermare. E da qui viene quel famoso detto di fare uno spino con una siepe, no? Cioè di fare
di fare con uno spino una siepe, cioè significa riuscire con poco ad ottenere tanto, ed è stato il leitmotiv dei primi anni del mio mandato. Forse anche questa è una buona palestra, perché se tu arrivi e ti trovi a gestire, come si dice dalle mie parti, a sminestrare, no, anche ingenti risorse economiche, può darsi che sia più facile scialacquare, no? Sempre per parlare con termini che arrivano. Ecco, io penso che non è stato possibile, anche avessi voluto, scialacquare un bel niente, soprattutto nella prima parte. E credo che questo sia un modo per essere particolarmente equilibrati. Anzi, ti dirò di più, che nel 2014, ora mi fai andare proprio con la mente indietro di diversi anni, sette anni, nella prima campagna elettorale del mio primo mandato non promisi neanche un camion di ghiaia, anzi neanche una carretta di ghiaia, perché non ero certo se c'era la ghiaia da poter mettere nelle strade. Nel secondo mandato invece ho offerto qualche camion di ghiaia, cioè ho detto sulle strade qualcosa di più di quello che è stato fatto in passato. Possiamo fare e contiamo di fare. Senti Mario, prendo spunto dal fatto che siamo a bordo di una macchina a impatto zero, vorrei dire il futuro, ma siamo al presente, è una macchina completamente elettrica, quindi insomma decisamente al passo con i tempi. Ecco, c'è questo problema del rispetto dell'ambiente, no? Cosa si fa a Castellon Fiorentino per cercare di ridurre questo smog, queste emissioni che purtroppo ci mettono a dura prova? C'è tanto da fare anche a Castellon Fiorentino. Più che altro su questo mondo è più quello che si dice che quello che si fa. Per dare un segno di concretezza a tutto questo, tra l'altro sarà qualcosa che annunceremo a breve, se non metti a disposizione neanche le colonnine elettriche, cioè le auto elettriche, possono essere promosse quanto vogliamo, ma le infrastrutture ti devono consentire di poter alimentare queste auto. Ecco, non mi nascondo nel dire che fino al 2021 a Castellon Fiorentino con le linee elettriche non ci sono mai state. È proprio di questo periodo la scelta, attraverso un bando di gara, di creare due punti per l'approvvigionamento elettrico delle auto. Si deve partire da queste cose. Mi pare che anche, forse con chiacchiere ancora più maggiorate, all'ennesima potenza, anche a livello nazionale, si parla di questa spinta verde, di questa green economy, di tutto quello che oggi l'ambiente ci richiede, però non è che abbiamo visto tutte queste ingenti risorse catapultate anche negli enti locali per fare in modo che il segnale dell'attenzione all'ambiente diventi concreto. E non ultimo anche il fatto che fino a qualche anno fa le case automobilistiche, queste auto elettriche, sì, le producevano, ma con dei prezzi molto più inaccessibili di quello che avviene adesso. Sì, adesso si sono abbassati i prezzi, e poi anche come nel caso insomma di questa Nissan sulla quale siamo a bordo, ci sono degli incentivi che insomma aiutano molto ad approcciarsi. È vero che, cioè, come dici te, bisogna cominciare a distribuire in maniera molto più consistente le colonnine, altrimenti se la diventa... Altrimenti si parla del sesso degli angeli. Tra l'altro abbiamo anche su questo, approfitto di questa trasmissione, abbiamo anche lanciato un invito che rivolgo anche a questa concessionaria per portare gratuitamente sulla piazza del municipio di Castiglione Fiorentino, comunque su delle piazze, degli spazi dedicati gratuitamente, l'esposizione di veicoli elettrici che, seppur in mostra, non è che potranno, come dire, avere l'interesse di chissà quanta gente, però serve promuovere l'auto elettrica, serve a sensibilizzare l'opinione pubblica. Su questo abbiamo aperto una campagna che vorremmo fare non appena la stagione del Covid ce lo permetterà, questo
questo miglioramento che tutti auspichiamo. Ecco, vogliamo mettere in mostra dalle varie concessionarie quali sono i veicoli elettrici che mettono in commercio. Bene. C'è questa tua grande amicizia con Vittorio Sgarbi, che è un uomo di grandissima cultura, grandissima conoscenza. È un po' fumino, questo è risaputo. Ma con te sei mai arrabbiato? Perché ogni tanto sembra che distrugga il mondo. E poi è uno che non è molto incline al compromesso, non le manda a dire, insomma, non scopriamo niente di nuovo. Io potrei dire che ci sono due Vittorio Sgarbi, un po' come tutti noi. C'è la versione pubblica di Vittorio, che è quella di anche animale dello spettacolo, della televisione, grande conoscitore, esperto di arte, e poi c'è l'aspetto più umano di Vittorio, che non è che conoscono bene tutti. Io non lo voglio definire una persona sensibile, fragile, dolce. Però ricordo che dopo il suo intervento d'urgenza a Modena, dopo quel principio di infarto, con pochi giorni dopo decise di mettersi dall'ospedale la sera, perché si era scocciato di mangiare le minestrine, e venne alle 22:30 da Modena a Castiglione Fiorentino per mangiare una bistecca. Ecco. Sa, io gli dico sempre che sa che un piatto caldo a Castiglione Fiorentino lo troverà sempre. Sempre. E quindi lui mi prende in giro per questo aspetto, che io gli dico: di fronte a tutto, mangiati una bistecca. E però, ecco, c'è un aspetto anche un pochino più profondo di quello che è l'apparenza. Io l'ho visto all'opera in delle scene, a dire poco, focose, con le iene. L'ho visto in tanti palcoscenici, e devo dire che quello che appare televisivamente non è sempre quello che poi è nella vita privata. Io, cioè, addirittura a volte può apparire, sembra che la dica grossa, un uomo docile, un uomo che sorride, un uomo affabile. Ovviamente invece il personaggio a volte gli impone di essere Vittorio Sgarbi, e quindi quando è Vittorio Sgarbi la gente lo critica, lo apprezza, lo detesta oppure lo ammira per questo. Se da tanti anni ormai riesce ad essere un uomo da palcoscenico televisivo piuttosto che da attività culturali e teatrali in tutta Italia, vuol dire che ha ragione lui, un motivo ci sarà. Senti Mario, è importantissimo investire nella cultura. Te hai toccato questo argomento, purtroppo non avviene così in tante città, in tanti paesi, e anche a livello purtroppo nazionale. Noi siamo il simbolo della cultura, delle opere d'arte, però non riusciamo mai adeguatamente a valorizzarle, a promuoverle. Ecco, come mai? Non è il tuo caso, te no, sei un'eccezione. Ma siamo, perché devo... siamo degli ignorantoni. E io mi ci metto, e posso dire che a me Vittorio Sgarbi è un po' servito anche questo. Io l'ho conosciuto una venticinquina di anni fa, quando non in piena notte, alle prime ore del mattino mi chiamava, perché si trovava nei pressi di Castiglione Fiorentino. L'animale notturno. Sì, sì, uno proprio che esattamente litiga con il letto, insomma. E quindi in questi suoi ride notturni, o anche proprio di primissima mattinata, ecco, lui si è concentrato su Castiglione Fiorentino, e non solo, perché conosce, non dico palmo a palmo, ma a meno a dito, il territorio italiano e anche le principali città d'arte in Italia, senza il minimo dubbio, Arezzo compresa. Ecco, e l'intento di Vittorio Sgarbi è stato sempre quello di venire a Castiglione Fiorentino per conoscere in una chiesa un quadro piuttosto che una determinata opera, che io magari avrò visto centinaia di volte, ma che non ho assolutamente guardato con gli occhi di chi vuole approfondire, no?
la conoscenza anche culturale. E devo dire che tutto questo dalle nostre parti può accadere soprattutto nelle nostre chiese, piene proprio zeppe di opere anche del valore inestimabile. Qui la terra di Piero della Francesca, le opere di Bartolomeo della Gatta che sono a Castiglion Fiorentino, il Signorelli, il Della Robbia, ci sono talmente tante cose che noi le consideriamo magari così, fanno parte ormai del nostro vivere quotidiano, ci siamo passati davanti tante volte, le ignoriamo, le vediamo proprio in bianco e nero. Ecco, Vittorio, oltre che le donne, è attratto dall'arte. Quindi io gli dico, visto che ormai le donne le devi mettere da una parte per raggiunti i limiti di età, sì, gli rimane l'arte. Io è andato un pezzo, lo schernisco anche un po' in questa maniera, no, vuole ancora, insomma, vuole essere dura a morire da questo punto di vista, però si dovrà rassegnare prima o poi anche lui, come dice al suo amico Berlusconi, perché alla fine sono compagni d'avventure e ovviamente Berlusconi barcolla ma non molla, però barcolla più di Vittorio, barcolla, vabbè, anche un'altra età, insomma, lei è arrivato. Quindi lui è attratto assolutamente oggi più da un quadro che da una donna, questo è quasi sicuro. E io ne ho prova, testimonianza, perché le chiese di Castiglion Fiorentino le ho viste e riviste con lui in piena notte decine di volte, ormai decine di volte. Tal punto che fatto Castiglion Fiorentino abbiamo fatto delle escursioni notturne anche in altre città, dove per la compiacenza di qualche collega sindaco, di qualche responsabile dei musei, abbiamo un po' visionato tutto quello che c'era da vedere. Che Vittorio non si arresta mai da questo punto di vista. Senti Mario, siamo quasi giunti alla fine, io avevo una scaletta di domande, ma insomma con te si prendono spunti a sentirti parlare, quindi la scaletta va un po' a farsi benedire, questo è un buonissimo segno. E le ultime due domande che volevo farti, che ci tenevo a farti soprattutto, erano una: che cosa vuol fare Mario Agnelli da grande, no? Perché insomma mi hai detto ci sarà il termine del secondo mandato e poi vedremo che cosa succederà. E poi l'ultima, la domanda, insomma, te le faccio tutte e due insieme così rispondi tutto una volta. Questa è più difficile. L'Arezzo si salva o no? Perché qui è una sofferenza senza fine. Mai. Secondo me è più facile la seconda domanda. Addirittura, io invece pensavo il contrario. Ma la prima domanda sicuramente non dipende esclusivamente dalla mia volontà, perché io senza ipocrisia dico che vorrei chiudere indenne la mia esperienza di sindaco di 10 anni, senza, diciamo, strascichi, senza conseguenze, col piacere di aver servito la mia città, aver lasciato qualcosa di buono. E questo è un obiettivo che vedo lì alla portata. Il mondo della politica mi appassiona, ma non mi affascina neanche più di tanto, te lo dico senza mezzi termini. Non mi affascina perché se io ti do del politico, tu quasi ti potresti offendere e io... Politico sarà lei. Ecco, politico sarà lei. E io non dico che mi offendo, perché la politica è anche un'arte molto nobile, se fatta con dei principi sani. Dal mio punto di vista, svolgere questo ruolo in modo sano potrebbe significare fare il sindaco per 10 anni, poterlo fare bene e magari potrei concludere qui la mia avventura politica. Senza ipocrisia, se qualcuno ti fa una proposta, mi inizia a fare una proposta, che è una proposta che rientra un po' in quelle che possono essere le mie prospettive, le mie ambizioni, le mie caratteristiche, non nego che potrei assolutamente prenderla in considerazione, ma c'è sempre un altro piano. Non dico che è il piano B, potrebbe essere anche il piano A. Il piano A potrebbe anche essere quello di ritornare alla mia vita. Io ho fatto una carriera nel settore finanziario, prima bancario, poi finanziario, poi della consulenza, e non è assolutamente una condanna immaginare di poter rientrare a fare quello che io ho fatto in precedenza, forte di un'esperienza che mi ha arricchito, mi ha dato tanto, perché non è solo un sacrificio, mi ha dato tanto, mi ha fatto conoscere tantissima gente, mi ha fatto apprezzare tante persone, probabilmente mi ha creato anche delle antipatie in più, però oggi ritengo che il mio bilancio sia assolutamente positivo.
per cui non sono assolutamente affannato da questa ipotesi che per qualcuno potrebbe essere una ragione di vita, per me non lo è, di avere un domani anche a un livello superiore a quello del sindaco, anche perché quello al quale facevamo riferimento prima, insomma. Quello che facevi riferimento te nelle prime domande, anche perché se vogliamo mettere le cose in chiaro, il mestiere del sindaco è un mestiere importante e non è che fare politica a tutti i livelli significa fare qualcosa di più importante o di più prestigioso di fare il sindaco. Magari da un punto di vista economico, fuori dai denti, per come tutti sanno, gli stipendi dei parlamentari, dei governatori, di regione, dei consiglieri regionali, sono tutti gli stipendi più importanti. Però le soddisfazioni che puoi avere da sindaco forse probabilmente sono anche più elevate di chi passa le giornate a alzare il braccio per dire sì o per dire no. E io non sono esattamente lo yes man che, come dire, fa le corse per andare a alzare la mano quando c'è l'ordine di scuderia. Ecco, conoscendoti non ho assolutamente dubbi. Questa è un po' una mia caratteristica, può essere assolutamente un difetto, però ho questo difetto. Vabbè. Ascolta Mario, l'Arezzo, ti sei presentato con la mascherina Arezzo, io diciamo mi commuovo sempre, vorrei piangere di gioia a fine campionato, ma insomma è un disastro quest'anno, io non ho ricordanze, poi fra l'altro correggimi se sbaglio, insomma credo che sia uno dei peggiori campionati della storia dell'Arezzo. No, si è visto di tutto, il contrario di tutto, veramente una sequenza di avendo speso i soldi, sì, pure con questo è l'aggravante, non è indifferente, con un impegno economico di tutto rispetto, cioè degno anche di categorie superiori. Aspetterei a definirlo un anno horribilis, un film dell'orrore, ecco, perché dentro di me, io non so perché, sono convinto che potrebbe succedere il miracolo, e il miracolo non so come, non so perché, ma potrebbe essere di ritornare a giocare in Serie C il prossimo anno, ripescati ai playout, non lo so, ecco, questa è la mia speranza, perché dentro di me vedo comunque un ambiente che è sì ormai non rassegnato, ma assolutamente pronto al peggio. Però quando siamo di fronte magari a un campionato in cui va tutto male e vedi la rassegnazione generale da tutte le parti, pensi che non ci sia proprio niente da fare. In questo momento l'Arezzo scalpita, è lì morente, però ogni tanto ha dato dei segnali di vita, soprattutto nelle ultime partite. Regalare tutto il girone d'andata come ha fatto l'Arezzo, e penso che sia stato qualcosa di incredibile, dopo un quarto d'ora le partite d'Arezzo erano già finite. Sì, quando io mi ricordo la partita con il Padova, dopo 20 minuti 3-4-0 3-0 per loro, e cioè, puoi anche prendere cose mai viste, come se l'Arezzo avesse giocato sempre in campionati con squadre di categoria superiore, l'Arezzo non fosse proprio nella possibilità di competere, quindi abbiamo dato un segnale di debolezza pazzesco. Nonostante tutto questo, credo che l'Arezzo, se avesse avuto senza il Covid il pubblico, avesse avuto in questa stagione, sì, di questo sono convinto anch'io, le armi che un po' ci hanno caratterizzato di essere anche quelli del duri a morire, io penso che con la piazza di Arezzo, che come hai detto te non è che abbiamo 10.000 persone allo stadio tutte le domeniche, ma quei 2.000 ci sono sempre. Quei 2.000, neve, acqua e vento, sono sempre allo stadio, quelle 2.000 persone probabilmente avrebbero potuto significare qualche punto in più, a differenza di qualche piazza che non ha ragione di competere con Arezzo, perché Arezzo, come mai ancora oggi, nonostante tutto, allenatori, giocatori vengono tutti volentieri ad Arezzo, perché è stato il trampolino di lancio di un sacco di personaggi che poi hanno avuto in panchina piuttosto che in campo delle carriere più importanti, e quindi questa tradizione la dobbiamo preservare, e per noi è anche importante
che l'immagine di Arezzo resti di una piazza non solo calda, ma una piazza viva. Mario, speriamo di festeggiare, speriamo intanto di schiodarsi dall'ultimo posto in classifica, perché una sofferenza del genere non guarda, la ricordo. Massimo, rinuncio... sofferenza sportiva, certo, stiamo sempre parlando. Facciamo una cosa, rinunciamo anche ai festeggiamenti, però salviamoci. Però salviamoci, non si festeggia niente. Il fioretto io l'ho fatto, non lo dico che cos'è, perché sennò dicono che non sa vero, no. Però insomma un fioretto l'ho fatto, se ci salviamo, vediamo dai, cosa viene fuori. Allora, grazie a Mario Agnelli, è stata una lunga, intensa e interessante chiacchierata, quindi gli diamo l'arrivederci, tanto noi andiamo avanti con questa trasmissione. Ovviamente il ringraziamento doveroso alla Tosoni Auto Nissan di Arezzo per aver messo a disposizione questo veicolo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Mario. E io faccio il saluto muto. Ad Arezzo Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.